continuiamo. Oggi continuiamo con l'elettrostatica. Richiamiamo le equazioni di questo modello. La legge di Faraday in condizioni stazionarie, che ci dice che la circolazione del campo elettrico in condizioni stazionarie è nulla. La legge di Gauss, che lega il flusso del campo di induzione elettrica attraverso una superficie chiusa alla carica netta contenuta nella stessa. Dopodiché ci sono le relazioni costitutive nei conduttori in equilibrio stazionario. Abbiamo visto che il campo elettrico è zero. Nei dielettrici, il legame tra campo di induzione elettrica e campo elettrico sarà considerato nella forma più semplice possibile come un legame di pura proporzionalità tramite una costante epsilon, che è la cosiddetta costante dielettrica del mezzo considerato. Quindi questo, ricordo, vale per dielettrici lineari, omogenei, isotropi, altrimenti il legame di E potrebbe essere molto più complicato. Noi assumiamo il caso più semplice in assoluto. Con riferimento a questo caso, nella scorsa lezione abbiamo analizzato un primo esempio relativo al campo, al calcolo del campo prodotto da una sfera conduttrice carica. Assumendo come Q la carica totale contenuta nella sfera di raggio A, campo elettrico in un punto qualsiasi P posto a distanza R, abbiamo visto nella scorsa lezione che è tutto radiale, quindi ha solo componente lungo la direzione radiale in un sistema di riferimento sferico, la cui origine coincide col centro di questa sfera carica. Se supponiamo che la sfera sia carica in maniera uniforme, quindi la distribuzione superficiale di carica sia costante, allora il campo, data la distanza R, è dato da 4π, Q diviso 4π epsilon per R quadro. Volta scorsa abbiamo fatto il calcolo per una epsilon particolare, cioè epsilon 0, significa il calcolo nel vuoto. Ovviamente nel momento in cui abbiamo un materiale qualsiasi che non sia il vuoto, che abbia queste proprietà, basta sostituire al posto di epsilon, di epsilon 0 ci metteremo epsilon. Per inciso, tipicamente quando si fornisce la costante dielettrica di un materiale non si fornisce la epsilon, ma si fornisce normalmente la epsilon normalizzata al valore del vuoto. Quindi vi dico, usiamo una ceramica con epsilon uguale 5, in realtà la sua epsilon è 5 per epsilon 0, quindi epsilon 0 viene preso come riferimento e questa chiaramente sarà la costante dielettrica relativa. Quindi indifferentemente viene fornito o epsilon, che è tutta la costante, oppure la costante normalizzata al valore del vuoto. Bene, il campo elettrico è diretto lungo R, va, il suo modulo è pari a Q diviso 4π epsilon per R quadro. Chiaramente il verso della forza che agirà
su una carica posta nel punto P dipenderà dal fatto che la carica che andremo a mettere qui sarà concorde o discorde rispetto alla carica che ha generato il campo elettrico. Allora, il verso che viene fornito è il verso relativo alla misura di questo campo con una carica di prova qui positiva. Infatti, se ci metto qui una carica Q positiva, questa carica subirebbe una forza che sarebbe repulsiva dal momento che questa forza proviene a sua volta da una carica positiva. Se invece ci mettessi una carica negativa avrei la forza opposta. Il campo sarebbe sempre questo. Se il campo fosse generato dalla stessa distribuzione di carica, ma non positiva, bensì negativa, io avrei esattamente lo stesso modulo, esattamente la stessa direzione, ma avrei verso opposto. Nel qual caso il campo mi farebbe prefigurare che una carica di prova sarebbe attratta dalla carica che ha generato il campo. Bene, ovviamente nelle ipotesi in cui ci poniamo, noi stiamo considerando mezzi lineari. Vedete, le equazioni di Maxwell sono equazioni integrali ma sono lineari rispetto alle incognite. Vi ricordo l'integrale è un operatore lineare. Il problema matematico dov'è che potrebbe avere non linearità? Nelle relazioni costitutive. La relazione costitutiva è lineare, che significa che l'intero problema è lineare. Se l'intero problema è lineare, io posso pensare di partire dalla soluzione, scusatemi, la soluzione non ve l'ho data completamente, perché questo vale per R maggiore di A, mentre per R minore di A, abbiamo detto, vale 0. Okay? Questa è la soluzione del problema che abbiamo visto la volta scorsa. Anzi, volendo ricapitolare quello che abbiamo già visto, noi abbiamo poi anche calcolato il potenziale, la funzione potenziale per questa configurazione. Abbiamo visto che il potenziale vale Q fratto 4 pi greco epsilon R all'esterno, quindi per R esterno, per un punto esterno al conduttore, mentre in tutti i punti interni è costante, come sappiamo, perché la legge di Faraday impone l'equipotenzialità nei conduttori, e vale Q fratto 4 pi greco epsilon per A. Per il potenziale c'è anche continuità nel punto R uguale ad A, cosa che invece non c'è per il campo elettrico. Quindi questa è la distribuzione di campo elettrico, questa è la distribuzione di potenziale da cui siamo partiti. Bene, se adesso io prendessi due sfere cariche, o n sfere cariche, come potrei pensare di risolvere il problema? Poiché tutto è lineare, il modello matematico che stiamo usando è lineare, io potrei sovrapporre gli effetti. Invece di andarmi a risolvere un problema elettrostatico in cui contemporaneamente faccio lavorare la carica Q1, che magari è positiva, la carica Q2 può essere anch'essa positiva, può essere negativa, questo non è importante. Questa configurazione elettrostatica non ha le simmetrie che abbiamo sfruttato la volta scorsa per calcolarci in maniera semplice l'integrale di Gauss. Ricordate, lo faremo anche oggi con riferimento ad altre simmetrie. Qui lavoriamo con le sfere, oggi introdurremo i cilindri e anche i parallelepipedi. Tutto il discorso che ci ha portato a calcolare il campo gioca sulle simmetrie. Nel momento in cui ho una sola carica, mi metto con una superficie sferica intorno, concentrica, e sfrutto le simmetrie. Nel momento in cui ce ne ho due, le simmetrie non ci sono più. Quindi devo calcolarmi quell'integrale in modo numerico, perché non c'è altro modo di farlo se non ci sono simmetrie. Cosa posso fare? Se il sistema è lineare, posso sovrapporre gli effetti. Dico, ok, io non so calcolare il campo delle due cariche, però so calcolare separatamente quello prodotto dalla carica positiva in assenza della negativa, e viceversa. Come abbiamo fatto per i circuiti,
calcoliamo la soluzione con una sola sorgente, l'altra la spegniamo, la rimuoviamo, calcoliamo la soluzione con l'altra sorgente rimuovendo la prima, sovrapponiamo, stavolta si tratterà di sovrapporre dei campi. Quindi se io mi metto in un punto qualsiasi P dello spazio, chi sarà il campo in questo punto? Se questa la spengo, il campo me lo dà la soluzione in alto. Vado a tracciare la congiungente tra il centro della prima sfera e il punto in cui sto cercando il campo e ottengo, chiamiamola E+, la componente del punto P del campo desiderato legata alla sfera positiva in assenza della negativa. Adesso cosa faccio? Spengo la sfera positiva, accendo la negativa. Chi mi darà il campo nel punto P prodotto da quella sfera negativa? La stessa soluzione di prima. Cambierà solo il verso di quel vettore. Ovviamente cambierà anche il modulo, perché ovviamente la distanza tra questo centro potrebbe essere diversa nella realtà. Quindi io avrò che questa è la direzione radiale una volta che il mio sistema di coordinate lo sposto nel centro del secondo conduttore. Il campo deve essere radiale, ma stavolta, poiché la carica è negativa, non va verso l'esterno ma punterà verso la carica, quindi questo sarà E meno. A questo punto chi è il vero campo nel punto P? La sovrapposizione degli effetti. Dovrò sommare i vettori e ottenere il vero valore di campo. Il campo sta qui. E così via. Quindi io posso estendere questo concetto a un sistema di n cariche isolate, calcolarmi la mappa di campo per ciascuna di queste cariche e sovrapporre queste mappe, tenendo conto del fatto che stavolta la sovrapposizione la si fa di vettore. Ok? Bene, detto questo, e poi ci torneremo, vedremo delle configurazioni elementari in cui utilizzeremo questo risultato. Detto questo, una volta che conosco la soluzione per una sfera carica, posso immediatamente reintrodurre il concetto di capacità elettrica e quindi iniziare a dare un significato fisico ad un parametro che noi abbiamo visto come proprietà di un componente circuitale che abbiamo chiamato condensatore. 10 farad, 4 microfarad, per ora per noi è semplicemente un parametro. Adesso cercheremo di dare un'interpretazione fisica a questo parametro. Il concetto di capacità lo potete associare anche a un singolo conduttore. Se prendo un singolo conduttore isolato, immerso in un dielettrico epsilon, che potrebbe essere l'aria, l'aria ha una epsilon simile all'epsilon zero del vuoto, potrebbe essere una plastica qualsiasi, PVC, ceramica, quello che volete, purché sia uniforme. Allora, che cos'è la capacità elettrica di un conduttore? La capacità elettrica non è altro che il rapporto tra la carica che avete depositato sul conduttore, in valore assoluto, e il potenziale elettrico a cui si è portato. Questa è la capacità di un conduttore isolato, capacità elettrica. Okay? Quindi prendete un conduttore, se depositate carica su questo conduttore si creerà campo all'esterno del conduttore, il campo creerà una distribuzione di potenziale. Sappiamo, per quello che ci siamo detto la volta scorsa, che tutti i punti del conduttore assumeranno lo stesso valore di potenziale. Okay? Questo indipendentemente dalla forma del conduttore, qualunque sia la forma, questa definizione prescinde dalla forma. Se il conduttore poi ha una forma sferica e siamo nelle condizioni che abbiamo trattato qui, io non solo
so che questo vale, ma vi so anche dire quanto vale V. Quanto vale V? L'abbiamo calcolato qui. È questo valore di potenziale. Quindi se prendo una sfera carica, la sua capacità varrà Q diviso V, quindi Q diviso U diviso 4 pi greco epsilon per A, e quindi 4 pi greco epsilon per A. Questa è la capacità elettrica di una sfera isolata. Bene, adesso vi introdurrò il concetto di condensatore e cercheremo di capire cos'è la capacità di un condensatore. Prima di fare questo però cerchiamo di capire, intanto di analizzare il risultato e poi di dare una spiegazione un po' più fisica, intuitiva se volete, legata anche alle vostre esperienze personali del concetto di capacità. Ora intanto andatevi a guardare la prima espressione dei parametri che troviamo, è questa qui. Vi ritrovate una proprietà che poi ci ritroveremo sempre quando calcoleremo le capacità dei condensatori, le induttanze, le resistenze. Questi parametri, questi sono parametri equivalenti elettrici. Noi abbiamo un oggetto fisico, lo modelliamo attraverso un dipolo elettrico, dobbiamo calcolarci che valore assegnare a quel dipolo, ok? Il valore da assegnare ha a che fare con la fisica del problema. Una volta che abbiamo calcolato C, ci scordiamo chi ha realizzato quella capacità, quel condensatore, e risolviamo l'esercizio con le tecniche che conosciamo. Beh, ciascuno di questi parametri dipenderà da due tipi diversi di parametri a sua volta, quelli elettrici e quelli geometrici. Vedete, cioè epsilon rappresenta la proprietà elettrica di chi? Del dielettrico che è intorno al conduttore. Quindi se voi cambiate dielettrico, mettete un dielettrico che ha una epsilon maggiore, a parità di tutto aumentate la capacità. La minima capacità ce l'avrete per epsilon 0. Epsilon 0 è il valore minimo di costante dielettrica. Ce l'avete quando la epsilon R è uguale a 1. Quindi assume un valore minimo di capacità. La capacità elettrica è sempre direttamente proporzionale nei nostri esercizi alla costante dielettrica. Quindi qualunque sia la forma e la dimensione, se la volete aumentare potete giocare sul tipo di materiale che andate ad utilizzare. Quale materiale? Il dielettrico. Perché non entra in gioco il conduttore? Perché nel conduttore il campo non c'è. È stato espulso all'equilibrio elettrostatico, non c'è campo elettrico. Questo, ricordatevi, vale solo in elettrostatica. Quando avremo le correnti non sarà più vero che il campo elettrico nei conduttori è zero. Ma fino a che le correnti non ci sono, quindi le cariche sono ferme, all'interno dei conduttori non ci sono campi. Quindi, qualunque sia il materiale, purché sia conduttore, avete sempre questa proprietà. Quindi può essere rame, alluminio, oro, piombo, ma diciamo acciaio, non proprio. Anche uno scarso conduttore, come l'acciaio, il ferro, va bene lo stesso. L'altro parametro, l'altro set di parametri che influenzano le nostre capacità, sono parametri geometrici. In questo caso è una sfera, l'unica dimensione della sfera è il raggio. La C è direttamente proporzionale al raggio, quindi se allargate questa sfera aumentate la capacità. E questa è una considerazione che poi ci ritroveremo sempre. Dappertutto. Bene, l'altra considerazione più generale, che significa capacità? Il concetto di capacità l'avete ritrovato in tante altre applicazioni, c'è la capacità di un recipiente, oppure la capacità termica di un corpo. Che cos'è? Il concetto di capacità lo trovate in tanti ambiti della fisica. Andatevi a guardare la stessa relazione scritta così. CV uguale carica depositata. Allora, facciamo un parallelo. Immaginate che la carica sia la quantità di liquido che mettete in un recipiente e il potenziale sarà l'altezza a cui si porta
il pelo dell'acqua, il pelo di questo liquido. Qual è la differenza tra un recipiente più capiente, più capace e uno meno capace? Se prendo una bacinella e ci metto un litro d'acqua, essendo, avendo una capacità maggiore, che succederà? A parità di quantità, quindi a parità di Q, se C è più grande, il livello dell'acqua sarà più basso. L'acqua si solleverà di pochissimo. Se la stessa quantità di acqua la mettete in un bicchiere stretto e alto, che succederà? La Q è la stessa, l'acqua che ci avete messo è la stessa, ma il livello è molto più alto, perché il bicchiere ha una capacità minore. In questo senso, se voi aumentate la capacità di un conduttore, significa senza dubbio che a parità di carica si porterà ad un potenziale minore. Se invece la capacità è più bassa, a parità di carica, il potenziale a cui si porterà sarà maggiore. Lo stesso concetto lo possiamo applicare ai condensatori. Cosa sono i condensatori? I condensatori elettrostatici sono dei sistemi con due conduttori di forma qualsiasi. Questo è un conduttore, conduttore 1, conduttore 2, qui c'è un dielettrico, sono separati da un dielettrico, quindi da un isolante ideale. Quindi è un sistema di due conduttori separati da un dielettrico ideale. I due conduttori tecnicamente vengono definiti le armature di un condensatore. Il sistema diventa un condensatore in queste ipotesi. Prima ipotesi: i due oggetti sono caricati con la stessa quantità di carica ma di segno opposto, e quindi il condensatore elettricamente è neutro, non ha carica. In altre parole, depositate più Q su un'armatura, meno Q sull'altra armatura. Prima condizione. Seconda condizione: ci deve essere un'induzione completa, che significa che tutte le linee di campo si devono chiudere tra i due conduttori. Le linee di campo elettrico in questo sistema in realtà non si chiudono tra i due conduttori, non tutte, perché le linee di campo faranno così. Immaginate adesso che queste non siano le patate che ho disegnato, ma siano due sfere. Voi avreste queste linee di campo radiali che fuoriescono da più Q, perché la carica è positiva, e invece convergono verso meno Q, perché la carica è negativa. Se andate a sovrapporre gli effetti con la tecnica che vi ho descritto prima, si può far vedere questo, si può far vedere che in un sistema del genere le linee di campo sono nulle chiaramente all'interno dei conduttori, fuoriescono dal conduttore positivo e si chiudono su quello negativo. In realtà non tutte le linee fanno così, sono anche linee che vanno all'infinito e si vanno a chiudere all'infinito. Perché questo sistema è aperto e quindi non consente. Induzione completa sostanzialmente. Ok? Bene, ricordatevi quanto ci siamo detti la volta scorsa. Le linee di campo, il campo elettrico è gradiente del potenziale. Questo significa che le linee di forza sono ortogonali alle superfici equipotenziali. Abbiamo detto la volta scorsa, vi ho fatto l'esempio delle linee equilivello sulle mappe geografiche. Qualunque sia la forma del conduttore, vale sempre la proprietà che tutti i punti sono equipotenziali. Quindi significa che le linee di campo in prossimità della superficie dei conduttori saranno sempre ortogonali al conduttore. Ok? Vi faccio un controesempio per farvi capire che sulla superficie E non può avere componenti tangenziali. Perché se E
questa è la superficie del conduttore. Se il campo elettrico fosse così e non ortogonale, voi avreste una componente ortogonale e una componente tangenziale. Proiettate questo campo e vi ritrovate due componenti. Ritrovate. Ma se io avessi una componente tangenziale sulla superficie del conduttore, potrei calcolarmi la tensione tra due punti che giacciono sulla superficie, tra A e B. Cos'è la tensione tra A e B? L'integrale curvilineo tra A e B di chi? Della componente tangenziale. Se la componente tangenziale non è zero, questo integrale potrebbe tranquillamente venire diverso da zero. Ma se la tensione tra A e B fosse diversa da zero, significherebbe che quei punti non sarebbero più equipotenziali. Vi ritrovereste la contraddizione. Torniamo a noi. Questo sistema a rigori non è un condensatore. Il primo condensatore che vi presento invece lo è, ed è rigorosamente l'unico che gode di tutte e due queste proprietà, ed è il cosiddetto condensatore sferico. Com'è fatto il condensatore sferico? Un condensatore sferico è fatto di due armature concentriche, due sfere concentriche, di cui quella esterna è cava. Allora, immaginate di prendere una sfera di raggio A, caricarla positivamente, e immaginate di prendere una sfera di raggio interno, una sfera cava di raggio interno B e raggio esterno costi S. Poi vedremo, il raggio esterno è irrilevante. E di caricarlo con carica uguale ed opposta, quindi meno Q. Quindi qui c'è più Q, qui c'è meno Q. In realtà voi potreste cedere la carica meno Q alla sfera cava e la carica più Q alla sfera interna, aspettare l'equilibrio, e all'equilibrio, come sappiamo, la carica si dovrà disporre sulla superficie. Ovviamente nel caso della sfera cava, della sfera interna, la superficie è una sola, ma nel caso della sfera cava, perché la carica meno si distribuisce sulla superficie interna e non sulla superficie esterna, secondo voi, all'equilibrio? Teoricamente anche questa è una superficie. In realtà è molto semplice, perché durante la fase di transitorio le cariche meno cosa faranno? Saranno attratte dalle cariche più. E quindi delle due posizioni, superficie interna e quella esterna, qual è quella che minimizza la distanza con la carica positiva? Quella interna. Quindi ve la ritrovate qui. Benissimo, questo sistema si chiama condensatore sferico, questa è una delle armature e questa è l'altra armatura. Bene, noi sappiamo che i conduttori si porteranno ad un livello di potenziale costante, ma se i conduttori sono separati, quindi non sono connessi come nel nostro caso, non è affatto detto che il livello di potenziale sia lo stesso. Quello che sappiamo è che tutti i punti di questo conduttore sono equipotenziali e tutti i punti di quest'altro saranno equipotenziali, ma i due potenziali saranno, come vedremo, diversi. Bene, la capacità di un sistema del genere è definita come il valore assoluto della carica depositata su una delle due armature, ovviamente non su tutto il condensatore perché sarebbe zero, come abbiamo detto, diviso la tensione tra le due armature. Chiamiamola VAB.
Quindi la tensione che c'è tra un punto qualsiasi dell'armatura A, dell'armatura interna, e un punto qualsiasi dell'armatura esterna. Come siamo in condizioni di conservatività del campo elettrico, noi sappiamo pure che questa tensione è uguale alla differenza dei potenziali, del potenziale assunto in un punto A appartenente al conduttore interno ed un punto P appartenente al conduttore esterno. Perché non ho visualizzato questi punti? Perché potete scegliere un punto qualsiasi. Se io voglio calcolarmi la tensione che c'è tra due conduttori nello spazio, devo fare per definizione l'integrale tra A e B della componente tangente del campo elettrico lungo una curva. Bene, qualunque sia il punto A appartenente al primo conduttore, interno, sulla superficie, uno qualsiasi, e il punto B appartenente al secondo conduttore, e qualunque sia la curva gamma scelta, io ottengo sempre lo stesso risultato. Il discorso sulla gamma l'abbiamo già fatto, deriva dalla legge di Faraday. Se vai alla legge di Faraday in condizioni stazionarie, la tensione tra due punti non dipende da come li colleghiamo. Perché posso scegliere un punto A, un punto A primo, un punto A secondo e trovo sempre lo stesso contributo? Perché se invece di prendere A prendessi A primo, cosa cambierebbe? Dovrei aggiungere un pezzo di integrale fatto all'interno del volume di questo conduttore. Ma quanto vale il campo lì? Vale zero. Quindi se mi sposto da A da primo sto sommando zero. Lo stesso dicasi per B. Quindi, questo è importante, nel calcolo di queste tensioni, lo vedremo fra un attimo, noi abbiamo la possibilità di scegliere a piacimento un punto A qualsiasi, purché giaccia nel conduttore interno, un punto B qualsiasi, purché appartenga al conduttore esterno, e poi scelti questi due punti un tragitto qualsiasi che li colleghi. Questi gradi di libertà li sfrutteremo per semplificarci il calcolo, in modo da avere un calcolo fattibile in maniera semplice. E allora, vi faccio il calcolo in due modi diversi. Ci calcoliamo prima la tensione dalla definizione e poi la tensione come differenza di potenziale. Bene. In virtù di quello che vi ho detto, io devo integrare il campo elettrico, quindi la prima domanda che mi faccio: dove sta il campo elettrico e quanto vale? Sovrapposizione degli effetti. Allora, il campo elettrico nei due conduttori è zero, quindi se c'è il campo elettrico, dove sarà? Nell'intercapedine dielettrica e poi all'esterno, dove posso supporre di avere, che ne so, l'aria per esempio, quello che volete. Quindi ho conduttore dielettrico, conduttore aria. Il campo elettrico può essere o qui o qui, o anche in tutte e due queste regioni. Iniziamo ad escludere che ci sia campo qui. Mi metto in un punto P qualsiasi, esterno. Benissimo. Applichiamo la sovrapposizione degli effetti. Iniziamo a vedere quanto vale il campo elettrico prodotto dalla sfera positiva in assenza di sfera negativa. È il risultato che vi ho dato prima. Quindi traccio la congiungente, mi calcolo la distanza R, il campo prodotto dalla carica positiva sarà questo, dipenderà da R, sarà Q diviso 4 pi greco epsilon R quadro, epsilon 0 R quadro. Ci siamo? Benissimo. Adesso prendiamo la carica positiva e consideriamo la carica negativa. Che cos'è questa? È una distribuzione sferica di carica negativa, uniforme, uniformemente distribuita su una superficie sferica di raggio B. Quanto vale il campo prodotto all'esterno di questa sfera? È lo stesso che abbiamo calcolato lì.
Quello che cambierà, su cui abbiamo qualche dubbio, è che succede all'interno. Ma all'esterno di una sfera di raggio qualsiasi, di cui conosciamo la carica, il campo è sempre quello lì. Cosa cambia rispetto a prima? È che stavolta il campo è prodotto da meno Q. E quindi avrà lo stesso modulo Q diviso 4 pi greco epsilon R quadro, ma la stessa direzione radiale, ma verso opposto. Cioè, questo qui. E quindi in P il campo totale è 0. In altre parole, questa configurazione realizza quella che si chiama tecnicamente uno schermo elettrostatico. Confina il campo all'interno di questi intercapelli. All'esterno di questa coppia di sfere non c'è campo, perché il campo prodotto dalla carica negativa annulla il campo prodotto dalla carica positiva. Ok? Il campo è tutto contenuto nell'intercapedine di questa sfera. Quindi non ci sono linee di campo che si chiudono all'infinito, come è il caso che vi avevo fatto vedere prima. Benissimo. Quanto vale il campo all'interno? Signori, il campo all'interno io lo posso calcolare esattamente con la tecnica che vi ho fatto vedere la volta scorsa. Un punto P qualsiasi all'interno di questo intercapedine, se volessi il campo in un punto P qualsiasi all'interno di questo intercapedine, cosa dovrei fare? Applicare Gauss, scegliermi una superficie opportuna che passi per P, integrare D e risolvere come abbiamo fatto la volta scorsa. Adesso, se io faccio la scelta più intelligente, cioè quella di usare come superficie di Gauss una superficie sferica stavolta, per sfruttare tutte le simmetrie che abbiamo visto la volta scorsa, che succede? Vedete, qualunque se il punto P giace nell'intercapedine, la superficie sferica concentrica che passa per P contiene solo la carica positiva. E siccome il teorema di Gauss mi dice di mettere al secondo membro solo la carica contenuta nella superficie, se io come superficie sigma prendo questa, la carica meno non la intercetterò mai. Cioè, a dire, il campo all'interno è lo stesso campo che ci dà più in assenza di carica negativa. Fino a quando la superficie non intercetta la carica negativa, il campo è prodotto solo da quella positiva interna. E quindi ancora una volta la soluzione ce l'abbiamo, è quella che abbiamo visto la volta scorsa. In altre parole, vi ridisegno la situazione per poter poi fare il calcolo finale. In altre parole, io mi accorgo che in questa configurazione più Q e meno Q il campo è solo nell'intercapedine ed ha la stessa struttura e lo stesso valore del campo prodotto dalla carica più Q in assenza di meno Q, cioè questo. Appena intercetto la superficie meno Q, il campo diventa zero. Qui perché c'è lo spessore del conduttore, qui perché c'è il bilanciamento dei campi. Ecco perché vi dicevo prima che lo spessore del conduttore esterno è irrilevante. È come se il mondo si fermasse all'interfaccia interna della sfera cavo. Tutto il resto è zero. Questa è la configurazione di campo. Se questa è la configurazione di campo, posso fare il conticino che avevo preannunciato. A questo punto io so dove sta il campo, cosa devo fare? Il campo è quello, conosco la sua espressione, devo scegliere una coppia di punti A e B ed un cammino di integrazione. Potendo scegliere a piacimento sia i punti che il cammino, cosa farò? Mi prenderò il punto A sulla superficie del conduttore interno, il cui raggio è A piccolo. Il punto B dove me lo prendo? Me lo prendo sulla superficie interna della sfera cava,
in corrispondenza della direzione radiale. Ok? Cioè, che faccio? Vado ad allineare la curva gamma che scelgo per calcolare la tensione, l'allineo con la linea di forza del campo elettrico. Il vantaggio vi sarà chiaro fra un secondo. Ci ricordiamo che questo raggio vale b piccolo. Questa è la direzione radiale. Io devo calcolarmi VAB qui, integrata tra A e B della componente tangente di E lungo il cammino scelto. Io ho scelto come linea di integrazione R, quindi il mio DL diventa un DR. Il punto A in coordinate radiali vale A piccolo, il punto B in coordinate radiali vale B piccolo. E questo è conseguenza del fatto che ho scelto la direzione radiale, non una qualsiasi direzione. Bene, se scelgo la direzione radiale c'è un altro vantaggio. Dove sta? Il versore tangente della direzione gamma coincide col versore radiale. Quando faccio integrare di linea devo andare a calcolarmi, vi ricordate, punto per punto qual è il versore tangente, perché poi devo proiettare il campo e estrarre la componente tangente, scusate. Se io ho scelto questa linea, il versore tangente coincide con R. Dove sta il vantaggio? È che se adesso andate a sostituire l'espressione del campo, il campo vale il modulo che dipende da R secondo la legge che abbiamo ricordato, e poi vi ricordate è tutto orientato lungo R, quindi questo è il campo. Ma a sua volta il versore T è uguale ad R. E quindi cos'è che abbiamo semplificato con questa scelta? Il prodotto scalare. Se avessi scelto una qualunque altra curva per collegare A e B, io avrei dovuto fare punto per punto la proiezione ortogonale del campo sulla tangente e poi sommare. Se invece scelgo come curva proprio la direzione radiale, io cosa faccio? Il prodotto scalare di R versore per R versore. Quanto vale il prodotto scalare di un versore per se stesso? Vale 1. Quindi questo diventa uguale a 1. E quindi spariscono tutte le operazioni sui vettori nell'integrando e vi riducete all'integrale in una variabile di una funzione scalare. Ok? Cioè dobbiamo integrare tra A e B il modulo è con R, che coincide con la componente radiale. Quindi dobbiamo integrare Q tra 4 Y epsilon per R quadro in DR. Possiamo tirar fuori tutte le costanti, Q tratto 4 Y epsilon, ci viene l'integrale tra A e B di chi? Di 1 su R quadro. Quindi torniamo a fare un integrale che tutti quanti conosciamo, un integrale di 1 su x quadro, in x, se volete. Qual è la primitiva di 1 su r quadro? È meno 1 su r. E quindi questo sarà q tratto 4 pi greco epsilon meno 1 su r calcolato tra, b, tra a e b. Quindi Q tra 4 Y epsilon 1 su A meno 1 su B. Ok? E questo è, questa è la tensione tra i punti A e B. Cosa osserviamo immediatamente? Chi è Q fratto 4 pi greco epsilon per A? È il potenziale della sfera di raggio A. Quindi è il valore che assume il potenziale di qualunque punto appartenga a questa sfera. L'ho scritto lì. Una sfera di raggio A con carica Q assume potenziale
Q fratto 4 più greco epsilon. Questo potenziale, questa funzione potenziale, che valore assumerà a distanza B piccola? Q fratto 4 pi greco epsilon B. Quindi io sto scrivendo qui V calcolato in A meno V calcolato in B. E ci ritroviamo il risultato che ovviamente sapevamo essere valido, e che cioè in condizioni di conservatività del campo elettrico, cioè quando la legge di Faraday ha zero al secondo membro, quindi stazionario rigorosamente, quasi stazionario in maniera approssimato, la tensione tra due punti è uguale alla differenza di potenziale. Quindi o ce la calcoliamo con la definizione di tensione, andandoci a scrivere l'integrale tra A e B facendo i passaggi che vi ho fatto, oppure se già conosciamo la funzione potenziale non c'è bisogno di fare tutti questi secondi. Ci prendiamo il potenziale che avevamo calcolato la volta scorsa, lo calcoliamo in A e in B e facciamo la differenza. Bene, detto questo possiamo chiudere il nostro esercizio, perché a questo punto conosciamo quanto vale la tensione, la Q è positiva, quindi C, la capacità di una sfera, di un condensatore sferico, sarà Q diviso Q fratto 4 pi greco epsilon 1 su A meno 1 su B. E quindi la formula finale sarà 4 pi greco epsilon diviso la differenza dei reciproci dei raggi. Capacità elettrica di un condensatore sferico. Ok? La stessa struttura che avevamo già ipotizzato, e cioè la capacità è sempre direttamente proporzionale alla epsilon e poi dipende da parametri geometrici. Questa è la capacità associata ad una coppia di conduttori di diverso raggio. Se il conduttore esterno lo facciamo tendere all'infinito, immaginate di prendere la sfera cava e di far tendere B all'infinito, questo quanto vale? Vale 0. Se questo tende a 0, A lo riportate sopra e vi ritrovate la capacità del conduttore isolato. Quindi la capacità di una sfera isolata la potete vedere come la capacità di un condensatore in cui la seconda armatura sia stata portata all'infinito. B tende, B tende all'infinito, questo tende a 0, A si riporta sopra. Se volete variare il livello di capacità dovete variare il rapporto che c'è, la reazione che c'è tra il raggio interno e il raggio esterno. Potete, se volete la capacità, aumentare a dismisura la capacità, vedremo, anzi l'abbiamo già visto, vi ricordo che la capacità in un condensatore è direttamente legata all'energia che riuscite a immagazzinare in questo oggetto. E quindi potrebbe esserci chiesto di aumentare il livello di energia senza cambiare l'alimentazione, cioè V, nel qual caso dovete operare su C. La capacità. Come si può fare per aumentare la capacità? Io posso aumentare epsilon, che significa prendo il dielettrico che ho usato, lo sostituisco e ci metto un dielettrico con una epsilon maggiore. Tenete conto che i dielettrici comunemente usati hanno un range di costante dielettrica relativa che va da 1 a numeri intorno alla decina, tipicamente sono 4, 5, 7. Non è che se cambiate il dielettrico trovate 100 volte la costante del vuoto, almeno per i materiali convenzionali. Voi vedete che al denominatore c'è una differenza, quindi se questa differenza tendesse a zero, io teoricamente la capacità la potrei portare all'infinito. Trovate? Che significa? Significa che quanto più vicine sono le armature all'interno, tanto più alta è la capacità. Questo si scontrerà però con una questione che affronteremo nella prossima lezione, e cioè noi questa operazione la possiamo fare solo se il dielettrico è ideale. Se il dielettrico è reale, e cioè nel 100% dei casi, esisterà
un valore massimo di campo elettrico oltre il quale non possiamo andare, altrimenti il dielettrico si spacca, si rompe, dà la rottura del dielettrico e va in corto, diventa un conduttore. E questo lo capite anche, poi ci torneremo su questo. Volevo solo chiudere dicendo, quando voi applicate un campo elettrico state applicando una forza alle cariche. Abbiamo detto la volta scorsa qual è la differenza tra un dielettrico e un conduttore, è che nel conduttore quella forza è sufficiente a far mettere in moto le cariche con un moto macroscopico, nel dielettrico i legami strutturali di quel materiale non consentono alle cariche di andare, di fare moti macroscopici, ma solo polarizzazione locale o comunque moti a media nube. Questo dipende dai legami. Qualunque legame chimico, se gli date sufficiente energia, lo riuscite a rompere. Quella che tecnicamente si chiama ionizzazione della materia. Riuscite a strappare l'elettrone, per esempio. Oppure l'elettrone si può legare con un atomo e diventa uno ione negativo. Un atomo perde un elettrone e diventa uno ione positivo. Da chi dipende? Dall'energia che fornite dall'esterno. Quindi un qualunque dielettrico, una plastica, non esiste che possa sopportare qualunque livello di campo elettrico, e cioè qualunque livello di tensione. Vedremo che per ciascun dielettrico esisterà un campo massimo oltre il quale non si può andare. E questo ci darà una distanza minima al di sotto della quale non potremo andare con queste armature. Altrimenti rischiamo di rompere il dielettrico. Se si rompe il dielettrico, che succede? Si crea un canale conduttore, vanno in corto, qui abbiamo carica più e carica meno, si neutralizza la carica e, non funziona, e il condensatore non funziona più, non avete più tensione. Va bene, ci fermiamo qui.